credevi di poterci sfuggire. Potete anche uccidermi, ma prima o poi la verità verrà fuori comunque. Cosa credi? Se anche qualcun altro dovesse venire fuori a darci fastidio, ci occuperemo di lui come abbiamo fatto con te. Non potete nascondere una cosa del genere per sempre. Si parla della libertà delle persone. Libertà. Nel mondo a cui daremo vita non ci sarà bisogno di libertà o di stupidi altri concetti. Sarà tutto perfetto, tutto sotto controllo. Buongiorno, signore. Anderson vuole spiegarmi cosa diavolo è successo? Signore, so che può sembrare incredibile, ma ci è sfuggito. E vorrebbe spiegarmi com'è riuscito a sfuggirvi? Mi pare che avesse ricevuto precise istruzioni. Vede, signore, qualcuno è intervenuto e l'ho aiutato. Ma le posso assicurare che... Silenzio, Anderson. Non voglio sentire un'altra parola. Lei sa che così facendo ha messo in serio pericolo il nostro progetto? Con tutti gli sforzi che abbiamo compiuto, non possiamo permettere che una persona qualunque mandi tutto all'aria. Le darò un'altra occasione, Anderson. Trovi il nostro amico e il suo angelo custode e li metta a tacere entrambi per sempre. Ora se ne vada. Ah, Anderson. Ha solamente 24 ore. Non potete nascondere una cosa del genere per sempre. Si parla della libertà delle persone. Libertà. Nel mondo a cui daremo vita non ci sarà bisogno di libertà o di stupidi altri concetti. Sarà tutto perfetto, tutto sotto controllo. E tu chi cazzo sei? Ti ho appena salvato il culo, dovrebbe bastarti. Amico, non hai idea in che guai ti sei cacciato salvandomi la vita. Forse era meglio se mi lasciavi morire. Vigilance, giusto? Come immaginavo. Dai, andiamoci. Pensavo non ci fosse qualcuno ancora vivo, tra quelli che hanno provato a far luce su tutta questa storia. Hai detto bene, qualcuno ancora vivo. Altri invece non ce l'hanno fatta.
Quello è il mio partner. Ha dato la sua vita per la nostra causa. Anche lui vittima delle persone che mi stanno dando la caccia. Da quanto tempo va avanti questa storia? 5 anni, se non ricordo male. 5 anni. 5 anni che il governo finanzia il progetto Vigilance. Cristo. E adesso? Che hai intenzione di fare? Beh, di certo non mollerò proprio ora. Ora che ho trovato il mio nuovo partner. Chi? Io? Ah, guarda, no. Dopo oggi, io me ne chiamo completamente fuori. Senti, lo sai che comunque vada, alla fine ti troveranno. Ti conviene avermi vicino se vuoi avere qualche speranza di sopravvivere. Ottimo, vieni, ti mostro una cosa. Dunque, che cosa sai del progetto Vigilance? Beh, io prima lavoravo nel Dipartimento di Sicurezza Nazionale. Un giorno un mio collega mi ha parlato di questo progetto segreto per controllare le popolazioni. Qualche giorno dopo è stato ricollocato, così ci hanno detto almeno. Adesso posso veramente immaginare che fine abbia fatto. E aveva anche scoperto come funzionava questa cosa? Non credo, ma penso che si diffonda attraverso qualche virus o qualche trojan nei cellulari. No, niente di così complicato. Ah, ma certo. È vero, hai ragione. Ormai sono dappertutto. Nessuno ci fa più caso. E allora perché ce ne stiamo qui, in Bella Vista? Aspettiamo il nostro amico. Così magari riusciamo ad ottenere qualche informazione in più. Te la senti? Non lo so. Dopo quello che è successo oggi, io non lo so. Senti, devi deciderti in fretta, o noi o loro. Non si torna indietro, eh? Non si torna indietro. Al diavolo. Facciamolo.